Ciao e benvenute a questa nuovissima puntata. Oggi sono insieme a Martina Rogato. Ciao, ciao Martina. Cecilia. Grazie per essere qui con noi. Grazie a te per l'invito. Allora Martina, tu dal 2012 lavori come consulente per aziende e organizzazioni sul tema della sostenibilità e del terzo settore. Esatto. Che sono peraltro temi di cui capisco poco, nel senso che parlavamo proprio prima di cominciare la registrazione che anche il termine stesso sostenibilità a volte facciamo fatica ad inquadrarlo. E chiariremo un pochino meglio di cosa si tratta. Sì. Dal 2009 collabori anche con una grossissima organizzazione sul tema dei diritti umani, un'organizzazione no profit, e fai parte anche degli engagement group del G7 e G20. Scrivi di sostenibilità e di women empowerment, giusto per restare in tema, su diversi magazine di settore, e hai una grande passione per questo tema della social innovation che ti ha portato poi a cofondare, ad entrare come presidente nell'associazione Young Women Network. Il tuo motto è Carpe Diem, che mi piace molto perché di fatto è un po' quello che abbiamo seguito incontrandoci qui a Milano senza molta pianificazione. È stata una coincidenza che ci ha permesso poi di registrare dal vivo e di cui sono molto grata. Allora Martina, partiamo senza indugiare troppo su quello che è il tema centrale della nostra chiacchierata insieme: come fondare e crescere in modo sostenibile un'organizzazione no profit. Partiamo dalla scelta di quella che è la causa che vogliamo sostenere. Come dicevamo prima, è veramente un mare questo mondo, difficilissimo riuscire ad orientarsi, capire di chi fidarsi, ma anche scegliere qual è la strada giusta per riuscire a dare questo, per riuscire a restituire nel modo in cui vorremmo farlo. Sì, secondo me la scelta è una scelta che deve essere di cuore o di stomaco. Come dico io, deve essere qualcosa che ti attorciglia le budella e su cui tu vuoi fare qualcosa di concreto. Questa è la scelta giusta, cioè quella causa che veramente ci colpisce a primo impatto. È come un amore, o è a prima vista oppure c'è qualcosa che nel tempo ti tocca il cuore. Quindi il mio primo consiglio per iniziare una causa di tipo sociale, per fondare una no profit, ma anche per fare il volontariato, è ascolta quello che ti fa veramente torcere le budella. Non è un bellissimo termine, ma è la verità. Dà l'idea, rende l'idea. Dà l'idea. Ci sono dei siti o dei portali che in qualche modo ci forniscano una mappa di tutte le associazioni disponibili che ci sono e soprattutto sia che vogliamo fondarne un'altra, giusto per non fare magari un doppione, sia che vogliamo invece sostenere qualcosa che esiste già. Allora, c'è una rivista specializzata nel terzo settore, Mondo No Profit, che ha anche un magazine online che è Vita, società editoriale, che è un po' la voce del terzo settore in Italia. Quindi è possibile, basta andare sul sito vita.it e consultare un po' qual è il mondo delle no profit. Loro sono straaggiornati su tutto quello che succede in Italia sul terzo settore. Poi c'è il centro di servizi volontariato su Milano e su altre città italiane, che in genere ha delle liste in cui è possibile trovare delle no profit. In genere loro sono in piazza comunque, basta farsi un giro in città, in qualsiasi città italiana, e si trovano tantissime organizzazioni. Ecco, immagino che su questi portali sia anche possibile spulciare qualche informazione logistica su come e dove si parte, perché anche qui c'è un marasma di informazioni, c'è tutto il contrario di tutto, riuscire a capire da dove partire diventa complesso. Quindi una volta che abbiamo un'idea relativamente chiara, perché poi nulla ci evita di cambiarla, sulla causa che vogliamo sostenere attraverso quella che io chiamerò la nostra associazione, ma so che ci sono tante forme, no, in cui questa nostra causa, ecco, può svilupparsi. Da dove partiamo? Come ci orientiamo? Allora, innanzitutto si può scegliere se essere un volontario di un'associazione no profit. In genere ogni no profit ha la pagina associati, diventa volontario, quindi basta cercare un po' di informazioni. E poi io consiglio sempre di utilizzare i motori di ricerca per un po' guardare alla reputation delle organizzazioni. Oppure si può scegliere di fondare un'organizzazione perché c'è una causa che veramente ci sta a cuore. Consiglio sempre di fare una mini ricerca web, non costa nulla, un po' di tempo, e capire cosa c'è già in giro. È inutile creare qualcosa che esiste già, creare un doppione in città. Se abbiamo una causa che ci sta a cuore, non c'è un'organizzazione che la tratta come vorremmo noi, non risponde al bisogno che noi sentiamo manca in Italia o nella città in cui viviamo,
Benissimo, è il momento di chiedere a un buon commercialista come costituire una no profit. E attenzione che non tutti i commercialisti che ci seguono a livello privato con partite IVA o seguono le nostre aziende sono esperti di terzo settore. È un mondo a parte, ti dicevo in pausa, è come andare da un penalista a chiedere un divorzio. Andate da un commercialista esperto di no profit e chiedete, in base al vostro desiderio di risposta a un bisogno, cosa è meglio, come è meglio costituirsi. Questo è un ottimo spunto, ad esempio io non ero al corrente di questa separazione che dicevamo prima, è quasi ovvia, ma così ovvia che uno non ci pensa, no? Esatto. Per cui ci fa sicuramente risparmiare un sacco di tempo e visto poi quali possono essere, diciamo così, tutte le possibilità che ci sono di fronte a noi, ecco, sicuramente questa figura ci può indirizzare. Tu Martina hai un sacco di esperienza sia come consulente verso questa tipologia di realtà sia proprio dall'interno come cofondatrice e presidente. Ti chiedo, ci sono degli errori che col senno di poi ecco, sai che possono essere evitati e dovrebbero essere evitati assolutamente? Allora sì, intanto quello che mi sento di consigliare è di non intraprendere un'attività no profit, non costituire una no profit se si vuole fare business. Se pensate di guadagnare con una no profit, scordatelo, perché è un sistema giuridico così è complesso ma è accessibile. Se si studia un po', se ci affida ai giusti esperti, si può capire come muoversi bene senza fare errori. Però non si fanno soldi con le no profit. Si risponde a un bisogno, si intraprende una causa, poi se si diventa grandi si può avere uno staff di persone retribuite. Non significa che tutti debbano lavorare gratis, però se volete fare affari aprite una startup. Ci sono le benefit corporation, che sono una nuova forma giuridica di società che fanno profit ma perseguono l'obiettivo della creazione di felicità, le benefit corporation, ma assolutamente no profit perché volete creare qualcosa sul territorio e rispondere a un bisogno che non è, che le istituzioni o il business non riesce a soddisfare. Quindi innanzitutto lo spirito deve essere quello giusto. Come dicevo prima, affidatevi a dei professionisti, assolutamente un buon commercialista, anche se costa un po'. E poi ci sono praticamente dei servizi che la città, ad esempio, di Milano offre. Parlavo prima del CSV, Centro Servizi di Volontariato, che offre delle piccole consulenze a prezzo accessibile per iniziare la propria attività. Quindi informatevi, abbiate un approccio genuino e veritiero alla causa e poi affidatevi a degli esperti. Questi sono i tre consigli fondamentali che mi sento di dare. Fantastico, quindi non improvvisiamo, non perché improvvisiamo, pensiamo che no, estendo no, la profit sia no, tra virgolette più semplice. Poi sai, all'inizio, qualche anno fa ancora in Italia, facevano no profit un po' tutti, no? Chi voleva, chi aveva a cuore una causa si lanciava e faceva di tutto. Posso che io come presidente quando serve faccio qualsiasi cosa, cioè allestisco spazi, se manca la responsabile delle newsletter mando le newsletter, quindi si ci adatta, c'è bisogno di flessibilità. Però adesso il mondo del no profit, quello serio, ha una serie di professionisti anche per la raccolta fondi, il cosiddetto fundraising. Non si ci improvvisa esperti di raccolta fondi, c'è un percorso da seguire, una professionalizzazione e quindi anche il no profit ha le sue figure professionali. Ecco, su questo ti farò qualche domanda. Va bene, tra poco. Va bene. Ecco, prima, sempre in rapporto agli errori, questa sì, volta le trasformiamo in sfide. Sì. Da quando sei partita, qual è stata la sfida che possiamo definirla la sfida più inaspettata che ti sei trovata ad affrontare, sia come esperienza diretta tua di cofondatrice e presidente, ma anche come consulente? Allora, posso raccontare la mia esperienza in Young Women Network, questa associazione sulla parità di genere dedicata alle giovani donne. Anche se il mio vecchio capo mi prendeva in giro, mi diceva sei una fondatrice seriale di associazioni no profit, va bene. Però Young Women Network è quella che in questo momento è più vicina, insomma, è parte del mio volontariato principale. Young Women nasce dall'idea di una mia amica che mi ha coinvolto subito nel lancio dell'associazione come esperta di no profit e insieme ad altre quattro ragazze, siamo in cinque, abbiamo cofondato Young Women Network. Io ho sempre lavorato dietro le quinte, quello che c'era da fare lo facevo con il cuore. A un certo punto cosa è successo? Che l'allora, le due ideatrici dell'associazione, allora presidente e vicepresidente, improvvisamente ricevono due offerte di lavoro, una a Berlino e l'altra a Londra. Cosa succede? È un bellissimo volontariato, giustamente la vita a volte ci porta davanti a delle scelte importanti, anche quella in pochi mesi dover cambiare nazione. Quindi a un certo punto l'associazione Young Women Network si trova senza la sua guida principale, la presidente e vicepresidente. Era un periodo veramente
particolare per me, perché per lavoro ero andata in Turchia, poi ho perso il lavoro, sono tornata. Vabbè, quando la vita si ci mette, a volte hai un po' di sfortuna lato personale, professionale, e coincidono sempre. Periodo complicato per me, periodo complicato per l'associazione, decido di tornare in Italia. E a un certo punto cosa succede? Dico, va bene Martina, devi trovare un nuovo lavoro, non hai più una casa, non hai neanche un fidanzato, cos'è che fai? L'associazione ha bisogno di una guida, ti candidi alla presidenza dell'associazione. Quindi ho scelto di uscire dal dietro le quinte e di essere in prima linea in associazione. È sicuramente stato un momento difficile, proprio di sfida personale. All'inizio pensavo di non potercela fare, dico come farò a gestire 400 associate, uno staff di 27 persone, non tutte mi conoscono. È stata veramente una bellissima sfida per me e per l'associazione stessa, perché ritengo sia molto importante che quando si gestisce un'associazione come presidente, come direttivo, è importante creare poi una serie di persone, un team di persone che credano nella causa, alle quali un giorno lasciare poi il testimone, perché altrimenti succede nella vita che improvvisamente devi cambiare lavoro e l'associazione subisce veramente un trauma, un contraccolpo importante. Quindi un periodo bellissimo per me, perché sono entrata in prima linea in Young Women Network e ho avuto la fortuna di avere delle compagne di squadra fantastiche. Abbiamo prima lavorato sulla costruzione del team, che sulle attività fondamentali per l'associazione, ed è stata poi una scelta vincente. Quindi posso dire che un momento di passaggio di testimone lo abbiamo gestito puntando sulle risorse umane prima dei progetti, e mi sento di dire siamo riuscite così a superare un momento di difficoltà e anzi a rilanciare l'associazione con un nuovo posizionamento. Quindi diciamo che forse è stata anche una fatica di Miss Sbaglio parcheggiare momentaneamente tutti i progetti che volevate fare, investendo in risorse che investendo in termini di tempo in risorse che erano assolutamente necessarie per poi portare avanti. Esatto, che poi non è stato proprio un vero e proprio parcheggio, nel senso che l'associazione poi ha delle soci a cui risponde. Io dico sempre, l'associazione non è per i partner, per le aziende, ma per i propri associati. Quindi noi rispondiamo a loro, nel senso che noi facciamo un servizio, un supporto alle ragazze, quindi l'associazione non può mai fermarsi al 100%. Però magari sono stati diminuiti gli eventi, è stato fatto uno sforzo da parte di tutte nel vedersi venerdì sera anziché uscire. Quindi la priorità era quella di costruire un buon team. A questo proposito, ecco, già in un'azienda dove, diciamo, in un'azienda chiamiamola profit, dove quindi c'è uno stipendio, una paga fissa, come la vogliamo chiamare, è comunque difficile, nonostante ci sia, diciamo così, nonostante le basi, così possiamo definirle, dell'accordo, no? Siano in parte alimentate, ecco, dall'arrivo di una paga fissa, ecco, questo non avviene in una non profit. Già in una profit è difficile tenere alta la motivazione dei propri collaboratori, superare tutta una serie di problematiche anche emotive che inevitabilmente colpiscono ciascuno di noi e che vanno ad influire poi sulla nostra produttività, la nostra efficienza, la nostra capacità di essere presenti e la nostra disponibilità. Come hai affrontato tutto questo in una realtà dove il cuore è in primo piano, dove non c'è nessun altro tipo di incentivo se non la passione, che comunque è importante, ma è da sola? Sì, allora sicuramente ho avuto dei maestri in questo, perché come tu hai gentilmente introdotto faccio parte da tanti anni di una grossa organizzazione internazionale che si occupa di diritti umani, che ha una parte di staff, io sono invece parte dei volontari, quindi io presto consulenze pro bono a questa organizzazione no profit, e quello che mi hanno trasmesso in tanti anni è l'importanza delle risorse. Io ricordo una volta un episodio in cui c'era una band famosissima, U2, che sostenevano l'organizzazione no profit, e quindi praticamente hanno organizzato questo concerto a Roma anche come testimonial dell'organizzazione. C'è la possibilità di salire sul palco con Bono, e lo staff ha fatto un passo indietro dicendo: lo staff non sale, salgono prima i volontari. Ora, quello era un reward, una gratificazione concreta e tangibile, ma è veramente un esempio di tutto quello che questa organizzazione mi ha passato, dove lo staff è sempre un passo indietro rispetto alle persone.
Ed è veramente bellissimo il riconoscere che una persona ti dedica il suo tempo e quel tempo ha un valore immenso. Quindi anche se la risorsa ti dà un capello, è importante gratificarla. Io dico sempre in associazione che vorrei che le persone che lavorano con noi, siccome non possiamo pagarle, intanto devono credere nella causa, sicuramente, altrimenti non regalerebbero il loro tempo libero. E poi dico sempre, le incoraggio a fare in organizzazione quello che loro non riescono a fare nel loro mondo professionale o privato. Ad esempio, abbiamo una ragazza, faccio sempre l'esempio di Young Women Network, che fa la commercialista nella vita, ha una passione per la scrittura. Con noi ha la possibilità, lavorando nel team editoriale come volontaria, di scrivere. Lei così esprime e sviluppa una skill, una competenza che altrimenti era dormiente. Quindi motivare le risorse che devono sposare la causa e poi dare la possibilità a loro di poter realizzare loro stesse, poter avere un reward in termini di crescita personale, di formazione, ma anche di conforto emotivo in certo qual senso. Io non sono una coach, però credo tantissimo nell'importanza di fare squadra e di comunque crescere quando si fa un progetto del genere. La componente umana è fondamentale ed è indispensabile. Bellissimo, tra l'altro molti di questi aspetti, stipendio o non stipendio, sarebbero molto utili in molte Sì, aziende che, sì. ahimè, non li mettono in pratica proprio perché l'aspetto umano deve essere messo in prima linea per la cosiddetta sostenibilità anche di un'azienda. Esatto. In genere ci si aspetterebbe da grosse aziende che si occupano anche di sostenibilità, quindi hanno un'anima sociale e ambientale, che puntino sulla valorizzazione del talento e delle risorse, soprattutto con capacità di ascolto proattivo. Se c'è qualcosa che non va, i dipendenti dovrebbero avere la possibilità di manifestarlo, di migliorare la loro situazione. In associazione, proprio perché l'ho imparato dalla grossa organizzazione, poi l'ho portato anche in Young Women Network o in Human Rights International Corner, che è l'altra organizzazione di cui sono parte sui diritti umani, quello che ho portato è comunque l'importanza di avere sempre un feedback, un confronto continuo tra le risorse per capire cosa non va bene, se loro si sentono valorizzate e possono esprimere la loro migliore versione di loro stessi in organizzazione. Bellissimo, poi questo aspetto dello sviluppare una potenzialità e un talento che non ci è dato, non c'è possibile sviluppare nella nostra vita quotidiana, può magari gettare proprio le basi per un salto nella vita professionale di qualcuno che altrimenti non avrebbe mai il coraggio di farlo perché non ha mai tempo di praticare o di testarsi in quell'ambito, quindi veramente bellissimo. Come trovate volontari in Young Women Network? Ci sono delle strategie pubblicitarie che portate avanti? Se sì, quali consiglieresti? Allora, quello che ha funzionato tantissimo, sembrerà strano da dire, ma è il passaparola. Quando qualcuno è felice di partecipare a una nostra formazione o a un evento, poi porta le amiche. Parentesi, l'associazione, nello specifico Young Women Network, è dedicata alle giovani donne. Quindi al momento sono esclusi gli uomini, purtroppo. Se una donna però sta bene con noi, poi porta le amiche. Quello che noi abbiamo fatto, allora, da un punto di vista tecnico, noi puntiamo tantissimo sui social. Abbiamo tra l'altro la mia attuale vicepresidente Vessiana, social media manager, bravissima. Quindi i social sono uno strumento di racconto fondamentale per noi e ci stiamo investendo tantissimo. Le organizzazioni no profit poi hanno la possibilità di accedere a una serie di strumenti, di tool, che possono aiutare comunque il passaparola e la comunicazione digitale. Ad esempio, io consiglio a tutti quanti di informarsi rispetto al pacchetto Google for No Profit, che permette di accedere a una serie di strumenti gratuiti per la comunicazione e anche la gestione delle attività no profit. E mi dicevi c'è anche Facebook che ha qualcosa di simile, forse? Esatto, Facebook ha delle parti di advertising. Confesso che non riesco a gestire anche la comunicazione, anche perché ho delle ottime colleghe, quindi vi invito a verificare cosa è accessibile, gratuito e scontato per il no profit. Ok, una cosa che, ecco, intanto questi tools sono davvero molto preziosi perché personalmente, ripeto, non ne avevo idea. È vero anche che non ho mai fatto una ricerca, però è anche vero che se cominci a cercare su internet di solito come creare una no profit, chissà quante ore passi davanti ad uno schermo senza sapere come orientarti. Già sapere che ci sono dei tools precisi messi a disposizione, peraltro, dalle piattaforme che usiamo ogni giorno è sicuramente rincuorante. Risorse, parliamo di risorse. Sappiamo che non è possibile portare avanti un progetto interamente sulla base del cuore e della passione, cioè delle risorse ci devono essere per
Dici tu per cosa e come le troviamo queste risorse? Allora, innanzitutto molte organizzazioni no profit sono basate su un gruppo di volontari. Ovviamente il volontariato non è un lavoro, le persone regalano il tempo che hanno, che può essere un minuto, un'ora, 2 settimane al mese, e ogni cosa che danno, insomma, è un dono che contribuisce alla costruzione dell'organizzazione. Poi è bene ricordare che ci sono anche professionisti, io sono una consulente principalmente sulla sostenibilità e responsabilità delle aziende, ma mi occupo anche di accompagnare il no profit nel dialogo con il profit e viceversa. Ci sono delle professioni ben codificate, come ad esempio quella dell'esperto di fundraising, che non vengono gestite da persone a titolo volontario, sono delle persone professioniste che vengono pagate. Questo per dire che anche il mondo del no profit ha una parte di staff, oltre di volontari, che viene pagato. Dicevamo in pausa assieme che il terzo settore viene chiamato anche mondo del non profit, anche in italiano NON e non NO nel definire la nomenclatura no profit, non lo pronuncio benissimo da italiana, però è non profit anziché no profit, che vuol dire che non lo faccio per soldi, ma non escludo che ci siano delle persone di staff, dei professionisti che vengono remunerati, anzi, e a volte è assolutamente indispensabile, perché l'organizzazione non può basarsi solo su volontari, altrimenti non potremmo pagare le bollette. Ci sono delle persone di staff che vanno adeguatamente moderate, e non toglie meno alla causa, anzi, avere dei professionisti aumenta il valore dell'associazione, la qualità delle attività e l'impatto, che è la cosa più importante, l'impatto sociale o ambientale che creiamo sul territorio. Assolutamente chiaro, mi piace molto questa distinzione tra non profit e non profit, perché non è per niente conosciuta, a mio avviso. Ti chiedo, hai parlato di fundraising, sì. Un'altra grande incognita, no? In questo mondo dove non è ben chiaro da dove si parte per fare fundraising, cosa fai, bussi alla porta degli sponsor? Sponsor, utilizzi piattaforme digitali, da dove parti? Allora, innanzitutto fundraising è la raccolta fondi e si può fare in diversi modi, nel senso che intanto i fondi non sono soltanto in cash, ma possono essere anche materiali. Noi spesso abbiamo dei partner che non hanno la possibilità di fare delle donazioni di denaro, delle sponsorizzazioni in denaro, ma ci forniscono la loro sede gratuitamente o magari il loro in kind, il loro prodotto rispetto poi al progetto che seguiamo. Quindi intanto ci sono due tipologie di donazioni, in materia e in cash. Poi ci sono diversi attori, stakeholder, ci sono le aziende, ci sono le fondazioni, le persone singole che possono donare e tantissimi strumenti, come ad esempio le piattaforme di crowdfunding, il 5 per 1000. È un mondo veramente vastissimo. Quello che mi sento di condividere è che è importante tenere presente che non si chiedono soldi in kind o materiale a chi li detiene, ma è importante costruire con gli stakeholder, con i partner, passiamo questo termine in maniera generica, dei percorsi, delle iniziative che possano, come dire, unire due interessi diversi, il nostro come associazione e organizzazione e il loro come partner, e costruire qualcosa insieme. L'approccio prendere denaro e scappare non è accettabile, ma piuttosto è importante capire chi sono i nostri interlocutori, se c'è qualcuno con cui abbiamo delle sinergie, e costruire qualcosa assieme che sia da beneficio sia per loro, perché magari vogliono sposare un progetto sulle giovani donne, e per noi che vogliamo magari costruire un percorso per le nostre associate o per il nostro target. Quindi è importante comunque guardarsi in giro, capire anche come sono costituite, su cosa dedicano le loro cause le aziende, come erogano donazioni, quali sono le fondazioni, ad esempio. È un mondo veramente vastissimo, è difficile raccontarne un poco, però costruire progetti è la risposta sicuramente. E una volta che, ad esempio, mi immagino individuo 3 o 4 aziende nel territorio che potrebbero davvero essere interessate a costruire una sorta di win-win. Alzo la cornetta, chiamo e chiedo cosa. Allora, prima di alzare la cornetta e andare sotto l'azienda a bussare, è importante studiare l'azienda. Io consiglio sempre di fare anche una verifica sulla reputazione dell'azienda stessa. Molte no profit, è popolare dirlo, non lasciano che siano alcuni settori a sostenere le proprie attività, perché incoerenti con l'etica dell'organizzazione.
E in genere è bene quindi studiare la reputazione dell'azienda, capire se il loro business ha una sinergia, una coerenza con quello che noi facciamo, studiare le attività che già fanno, studiare le proprie attività e trovare dei punti in comune, dei punti di unione e andare all'appuntamento, scrivere la mail, il messaggio con le idee chiare su quello che si potrebbe potenzialmente fare assieme. Magari loro hanno bisogno, come nel caso degli Young Women Network, di formare le risorse giovani della loro azienda, noi abbiamo dei percorsi dedicati alle giovani donne e quindi si possono unire gli sforzi. A noi è successo di avere dei partner che hanno ad esempio concesso gratuitamente la loro sede, hanno messo a disposizione i loro mentori interni, i loro manager per fare dei training alle nostre ragazze, quindi era una win-win situation, una situazione vincente per entrambi, dove noi abbiamo dato la possibilità alle nostre ragazze di fare un percorso di empowerment, di formazione su determinate abilità e competenze. Loro hanno messo a disposizione i loro manager, i loro mentori, dando anche una soddisfazione a queste persone che hanno una certa seniority aziendale e al contempo hanno permesso alle loro ragazze di frequentare i nostri corsi. Quindi tutti felici, i manager gratificati, le ragazze delle aziende contente per il percorso, le nostre ragazze sia di conoscere una nuova realtà, di conoscere persone nuove che di formarsi, tutti felici, ottima partnership. Bellissimo, poi mi piace molto come riporti molti esempi reali che subito chiariscono magari qualunque dubbio che una spiegazione teorica possa portare con sé. Esatto, e questo è il caso in cui magari le aziende non avevano il budget da destinare a non profit, però hanno dato delle risorse che per loro erano un costo contenuto. E a volte è proprio così, non hanno, soprattutto in tempi di crisi economica, con tantissime organizzazioni no profit che chiedono un supporto, magari tante aziende non hanno il budget per sostenere le cause, insomma, che validissime, che bussano alle loro porte. E costruire progetti dove si abbattono i reciproci costi è importante. Poi c'è tutto un lavoro di raccolta fondi, invece è importantissimo, perché non si vive di sole location e training, e poi ci vuole anche del denaro. E lì io consiglio anche di guardare alla progettazione europea, e lì ti servono degli esperti, perché è un mondo di programmi altamente complesso. E però l'Italia è sempre stata, diciamo, additata come una nazione che non presenta abbastanza progetti e progetti validi, per cui invito tutti a informarsi e a presentare progetti all'Unione Europea. Bellissimo, quindi un altro spunto che davvero, se un esperto non ci dice di fare, magari si perde nel marasma di informazioni che abbiamo. Naturalmente, ecco, hai nominato anche le piattaforme digitali. Io sono un pochino più ferrata nel mondo del digitale, quindi, ed è molto trendy in questo periodo. Quanto possono essere efficaci queste piattaforme digitali? Allora, dipende dal target. Se il vostro target sono magari i sessantenni, non sono tutti digitalizzati. Quindi intanto studiate il vostro target come organizzazione. Non sono un target giovanissimo, per cui, come dice la nostra Bessiana, la nostra communication manager, vicepresidente, il nostro target e i nostri partner si aspettano che delle giovani donne siano digitali, quindi per noi è fondamentale, perché il target lo consente. È uno strumento di informazione, ma anche di formazione per noi sul tema della parità di genere come Young Women Network. Quindi direi dipende dal target. Sicuramente è uno strumento che ha costi bassissimi, a volte a costo zero per un'organizzazione, quindi molte ci stanno investendo tempo. Chiaro, quindi attenzione prima di buttarsi su uno strumento solo perché è di moda, a capire se effettivamente ci stiamo rivolgendo al target giusto. Esatto, poi una cosa fondamentale e importante, sia nel proprio, tu mi insegni, personal branding, come organizzazione, sia profit che no profit, comunque il proprio posizionamento. Non si può postare tutto, bisogna avere comunque il giusto approccio, condividere i propri valori, condividere informazioni coerenti con i propri valori e con quello che si vuole trasmettere. Per cui è un lavorato. Si pensa magari che Facebook e Instagram diano la possibilità a tutti quanti di interagire e dire la qualunque, invece è un mestiere codificato importantissimo. E anche lì mi sento di aggiungere, qualunque sia il nostro progetto, la costanza è la chiave, perché non sono piattaforme che ci danno risultati necessariamente nell'immediato, come magari una volta era. Adesso, ecco, comunque ce lo dobbiamo guadagnare e ci vuole costanza, pazienza per... Esatto. E poi il mio professore di marketing diceva, è diversa la materia, è importante trasmettere la unique value proposition, se non è corretto il termine mi scuso, però il
il concetto è il valore, quello, il tratto distintivo che ci rende unici da trasmettere ovunque come organizzazione no profit, anche sui social, soprattutto sui social network. Martina, il consiglio più spassionato che senti di dare a qualcuno che vuole intraprendere un percorso simile al tuo, che non hai mai condiviso prima, quasi mai? Lanciatevi, buttate il cuore oltre l'ostacolo, ce la farete, informatevi bene e preparatevi, perché bisogna essere sempre di contenuto e poi anche di comunicazione. Quindi invito tutti a scegliere la propria causa, ad avere coraggio ed essere preparati. Riesci a condividere anche qualche suggerimento pratico su come, una volta che ci lanciamo, possiamo riuscire a gestire, in base a quello che fai tu, tutto questo, quindi il nostro lavoro, la nostra famiglia, la nostra vita personale, le associazioni, magari ne abbiamo anche più di una, come nel tuo caso. Come ci riesci? Allora, l'organizzazione e il digitale ci aiuta con tantissimi tool. Io vivo solo di Google Calendar, perché altrimenti non mi presenterei agli appuntamenti. Quindi organizzazione, utilizzare i tool che abbiamo, che aiutano e semplificano la vita, e darsi poi delle priorità. Non si può fare tutto. Io sono un'iperattiva, mi dicono anche multipotential, perché non sto mai ferma e ho tante passioni, però è giusto darsi delle priorità e non dimenticare mai, e qui mi sgridano ogni tanto, che i weekend si stacca e si ci dedica a se stessi e alla propria sfera privata. Fantastico. Per ricaricare anche per il lavoro e le attività collaterali. Le cose più semplici, che poi sono quelle che di solito imprenditrici creative non fanno mai. Esatto. Quelle di staccare e ricaricare le batterie, e lo so bene. Ascolta Martina, ultima domanda: quale donna pensi dovrei intervistare dopo di te? Allora, io sono una grandissima fan di Selene Biffi, che è un'italiana, un'imprenditrice sociale del settore educazione in Afghanistan, e poi l'associazione mi ha dato la possibilità di conoscere tantissime donne di successo, anche under 35. Non dimentichiamoci, a parte Selene è giovanissima, che ci sono delle donne super in gamba che sono giovani. Mi sento anche di consigliare, ad esempio, un'imprenditrice giovanissima a 27 anni che ha risollevato l'azienda di famiglia dalle proprie ceneri, e nel settore ortofrutta. Io la prendo in giro e dico che la Luisa Spagnoli dell'ortofrutta, perché mette dei bigliettini di incoraggiamento alle vitamine di positività nei limoni, nelle retine di limoni, ed è Marianna Palella di Citrus. Bellissimo, ragazze, cercheremo di portarvele tutte queste donne straordinarie, come peraltro Martina. Grazie Martina per essere stata con noi oggi. Grazie, è un piacere Cecilia. Noi ragazze, come sempre, ci vediamo sotto il video, se state guardando il video, o l'audio se state ascoltando l'audio, con i punti salienti della puntata, suddivisi minuto per minuto, perché non possiate perdervi nemmeno un pezzettino. E come sempre ci vediamo alla prossima. Questo è tutto per la puntata di oggi. Spero di averti dato qualche utile spunto che potrai implementare sin da subito. Se crescere un business in cui credi sul web in modo autentico e proficuo è parte dei tuoi piani e non sei ancora entrata a Biz Academy, iscriviti alla lista d'attesa per ricevere lo splendido bonus che ho preparato per te e per sapere quando riapriranno le porte della nuova Business Academy italiana tutta al femminile. Puoi farlo senza impegno visitando il sito biz-academy.it. Noi come sempre ci sentiamo o vediamo alla prossima puntata di Impact Girl.